coperta, smetti! Che succede? Presto, venite con noi. Imbarcatevi, presto! Mollate la cima! Andiamo, padrone! Piace Morgan. Appena il nemico lo saprà, la flotta italiana sarà attivissima. Comunque, guardiamo i fatti. La Valiant resterà fuori servizio per molto tempo. È inclinata su di un fianco, con uno squarcio di 15 metri. Ci vorranno mesi prima che possa riprendere servizio. Già. Appena avranno la notizia, i convogli italiani potranno muoversi liberamente. Cercheranno quindi di avere conferma che la Elizabeth e la Valiant sono fuori uso. E non metteranno troppo tempo ad averle. Abbiamo abbattuto il loro primo ricognitore stamattina. Mi scusi. E ne verranno degli altri. Voleva dire qualcosa, comandante? Beh, la parte di scafo più danneggiata è sotto la torre 1 e lungo la prua, sotto il galleggiamento. Dall'alto potrebbe anche apparire che la nave è ancora efficiente. Continui. Ecco, io credo che dovremmo fare in modo da incoraggiare questa impressione. Il stratagemma britannico funzionò solo per pochi giorni. La notizia delle gravi perdite subite dalla flotta inglese raggiunse presto l'Italia tramite i nostri agenti del controspionaggio.
anni dopo, a Taranto, il comandante Morgan, divenuto ammiraglio, volle ufficialmente dimostrare l'ammirazione della Marina britannica per il valore degli operatori italiani. Fu egli stesso, infatti, che consegnò al tenente di vascello Luigi de la Pen la medaglia d'oro al valor militare con cui l'Italia aveva premiato gli equipaggi che avevano compiuto l'audace impresa di Alessandria.